Ciao a tutti e bentornati a questo. No, e ben arrivati in un nuovo nostro video. Secondo me se ne sono già andati tutti. Ah, ok. Eh sì, e non mi ricordo. Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo di nuovo qui io e Nicoletta. per presentarvi un paio di auricolari molto interessanti. Come si Sì. chiamano? Hanno un nome Tanto stranissimo. l'hanno letto dal titolo. Si chiamano Pamu Slide Mini Padmate o Padmate, come volete chiamarla. Ha presentato infatti questi nuovi auricolari. Ricorderete sicuramente le Pamu Slide che avevo recensito qualche mese fa, quando erano appena uscite, e adesso c'è una nuova versione. In realtà non cambia tantissimo. Infatti, per i riferimenti più tecnici e per il funzionamento vero e proprio, e per una considerazione che all'epoca avevo fatto, vi rimando al video che trovate qui nella i di fianco a Nicoletta. Ma oggi ho fatto provare e ne ho approfittato perché, siccome l'ultimo video, nonché il primo con la mia ragazza, è andato molto bene, mi avete chiesto di farne altri, ne ho approfittato per dare un paio di auricolari che in sostanza avevo già provato a lei, in modo da confrontare il nostro punti di vista. L'hai già provate? Sì, queste. Ah! Vedi che sono uguali. Sì. Quindi andiamo diretti alla recensione. Eccole qua, gli auricolari. La scatolina è già più bella delle altre, quindi vince Sì, assolutamente. si chiamano Pamu Slide Mini perché una delle grosse critiche che tutti i recensori avevano mosso a queste Pamu Slide era appunto che la scatola, la dock per la ricarica, sì, va bene, bella, permette di ricaricare wireless cellulare, ha una grossa batteria, ma è davvero troppo grossa da portare dietro. Per cui Pamu ha ascoltato gli utenti e ne ha fatta una molto più piccola. Come ti sei trovata? Benissimo, a parte che poi non la ritrovi più, specialmente nelle borse delle donne, è veramente un disastro perché devo sempre stare lì a cercare Certo, acciugare. Però sono comode, molto però in comode. tasca sta molto comoda, sicuramente è molto più facile, soprattutto adesso in inverno la mettete nella tasca del giubbotto e non ci pensate più. Davanti ci sono quattro LED che sono adesso spenti perché ha scaricato completamente tutta la batteria. Sì, ma solamente della ricarica, perché le cuffie Le funzionano. cuffie funzionano, Sì, sì, promesso. garantisco. Ah, le già avevi Sì, viste, ok. Sì. garantisco. E nella parte posteriore c'è una USB. Sì, per ricaricarle. Sì, ma di che tipo è questa? No, E quella vecchia. quella nuova. Ah, è quella nuova. C'è una USB di tipo C, dovreste vederla adesso. Eccola qui. C'è una USB di tipo C per la ricarica, quindi tendenzialmente le funzioni sono le stesse di quelle delle Pamu Slide, anche come custodia, solamente sono molto più piccole. Ma adesso lascio la parola a Nico che vi descrive questi auricolari. Prendili pure in mano. Va bene. Allora, le ho prese. Dovrebbero. Ah, ecco, vedi, si accende la lucina, quindi funzionano. Sì, perché come le Pamu Slide si accendono e si spengono quando le estraete e quando le rimettete nella custodia. Come Sì. sono gli auricolari? Materiali? Ergonomia? Allora, belli, sono comodi. Se hai naturalmente i tappini giusti, se no cadono, infatti per me devo cambiare tappini, ma detto questo, no, allora, come auricolari sono belli, sono eleganti, sono la tipologia di auricolari che utilizzerei mentre sto lavorando per fare delle cose magari abbastanza urgenti, tipo ho una telefonata o mentre sono in giro e sono di fretta. Non le terrei tutto il tempo, specialmente fuori, anche perché c'è il rischio magari mentre si è in giro anche di perderle, perché purtroppo non essendo attaccate, a me piacciono di più le auricolari che si attaccano al collo e insomma Tipo grillano. le One More Triple Driver, piuttosto che un paio di Sì. auricolari un po' più grossi o di cuffie un po' più grosse, che no? No. No, quelle sono inguardabili da portare fuori in giro. Comunque detto, sì, ecco, Tipo queste qua. queste, per Queste intenderci, qua. quella a collarino sono quelle ideali che avevo suggerito anche io, perché te le metti qua e rimangono qua e non si muovono più. Sì, infatti questa tipologia qua per me è perfetta. Questi sono anche molto belli, sono come vi dicevo la tipologia di auricolari che non utilizzerei per troppo tempo e che userei magari più lavorando a casa, stando magari tutto il tempo in ufficio e ho bisogno di fare delle cose, di sentire degli audio o cose simili. Tra l'altro la comodità di questa è che potete utilizzare esattamente come veniva nelle Pamu Slide o solo la destra o solo la sinistra Sì. senza rinunciare a nulla. Quindi
Quindi nel caso magari voi, appunto, come ha detto Nico, siete in ufficio, vi state confrontando con altri colleghi, potete comunque continuare a sentire gli audio, a parlare, senza però isolarvi completamente dall'ambiente che vi circonda, cosa che comunque può essere molto utile, soprattutto in questo periodo prenatalizio in cui si impazzisce col lavoro. Sì, e poi tra l'altro potrebbero essere anche un regalo che fa figo, perché sono proprio carine, hanno un bel design, mi piacciono un sacco. Detto da una donna io mi fiderei. Sì, sì, mi piacciono un sacco, sono molto belle. Allora, la pecca che in realtà farei notare di più, perché è una cosa che mi ha dato abbastanza fastidio, infatti per quello preferirei una tipologia di questa invece che di questa, è che sono touch in qualunque cosa. Hanno i controlli touch, quindi per cambiare brano, rispondere alle chiamate, dovete tappare 1, 2, 3, 4 volte. Una cosa che, come vi ricorderete, chi mi segue da un po' e chi ha visto altre mie recensioni di auricolari True Wireless, è una cosa che mi dà enormemente fastidio. Perché una cosa è avere il pulsante fisico, no? Sì. Che tu sai che ha quella funzione, lo trovi anche se non lo guardi, lo premi e fa quella funzione lì. Una cosa è avere il comando touch, che devi ricordarti quanti tap devi fare. Sì, e poi essendo tanto touch così, che cosa succede? Molto sensibili. Sono troppo sensibili. Infatti magari invece di diminuire la musica mi entra sul comando vocale, invece magari di rispondere magari alla telefonata me la spegne. E cose simili che insomma non sono molto, come si dice? Intuitive. Intuitive. Per carità, intendiamoci, è un discorso che magari dipende anche dal fatto che noi adesso ne stiamo provando tante una dietro l'altra, sì. Quindi abituarsi è una cosa un po' più ardua ad un singolo paio, però mi rendo conto che una persona meno esperta, e per una persona meno esperta può essere più facile avere un comando fisico piuttosto che il comando touch, perché ogni volta magari devi andarti poi a prendere il libretto delle istruzioni per capire cosa fare per fare una determinata azione, come può essere aumentare volume o cambiare brano, cosa che comunque si può fare con questi auricolari, perché alcuni auricolari devi sapere che o permettono di cambiare volume o permettono di cambiare traccia, ma non le due cose simultaneamente. Beh, queste c'hanno entrambe le cose, quindi vanno più che bene. Come ti sei trovata invece per le chiamate? Per le chiamate mi sono trovata molto bene, naturalmente schiacciando insomma o una volta o due si può accettare o rifiutare la chiamata su entrambe le auricolari, quindi da questo punto di vista sono veramente comode. Funzionano diciamo un po' come le AirPods, quindi Pamu si è un po' ispirata alle AirPods, anche perché hanno il Bluetooth 5.0, quindi è una tecnologia che vi permette di utilizzare sia la destra sia la sinistra in maniera indipendente, quindi come dicevo prima, una cosa molto comoda, perché potete comunque, che so, usarle anche mentre guidate. Ne mettete solamente una, potete farlo, tutte e due è vietato dal codice della strada, quindi è una cosa comunque in più. Magari non avete Bluetooth sulla vostra auto o comunque vi trovate in maniera più comoda con l'auricolare perché non volete che gli altri passeggeri sentano i vostri discorsi, è un'opzione in più che comunque c'è. Per quanto riguarda l'autonomia invece? Molto buona, di entrambe le cose, sia delle auricolari che del carica auricolari, della insomma, custodia. Della custodia, quello che è. E, durano un sacco, hanno un sacco di autonomia, io le ho tenute una settimana più o meno. Sì, anche un paio. Non dico di averle utilizzate tutti i giorni perché non è vero, però nel senso sono arrivate che sono ancora cariche. Non le hai mai scaricate su un singolo uso, no? No, vabbè, ma stare 9 ore con le auricolari per 9 ore sì, di seguito. Anche le Pamu Slide avevano 9 ore di autonomia totali. Una cosa che, per carità, se siete abituati agli auricolari near vi permette anche di fare un lungo viaggio senza doverle caricare, ma che nell'uso quotidiano difficilmente accade di tenere 9 ore di fila agli auricolari. Tornano comodo forse per chi ama utilizzare questo tipo di auricolari per l'attività sportiva, perché comunque sono resistenti anche al sudore e alla pioggia, anche se io preferisco quelli un po' più compatti come auricolari sportivi e con l'archetto che si agganciano e rimangono più stabili, perché come ha detto Nico questi qua comunque un po' tendono a scivolare perché il gommino va dentro l'orecchio ma poi non c'è nient'altro che le assicura all'orecchio, quindi quando fate i movimenti un po' più veloci con un sobbalzo un po' più forte rischia veramente di cadere. Sì, è vero. Quindi che valutazione diamo a questi auricolari? Costano $100 di listino. Ma sono scontate sul sito di Pamu $59. La grossa novità rispetto alle Pamu Slide prima versione è che mentre queste qua non potevi acquistarle. No.
dovevi partecipare alla fase di crowdfunding, quindi tu le finanziavi e loro dopo un tot te le mandavano quando il finanziamento era completo, no? Lo facciamo credere, scherzo. Quindi qua sul canale però. Quindi era una cosa per cui magari tu le preordinavi ma potevano passare anche alcuni mesi e soprattutto non avevi garanzia, non avevi i classici poi diritti di chi qualunque persona che acquista, perché non stai effettivamente acquistando ma stai finanziando un progetto. Wow. In questo caso invece no, Pamo ha deciso di metterle in vendita sin da subito direttamente dal loro shop ufficiale. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione, chissà se mai arriveranno su Amazon, io un link ve lo lascio sempre nel dubbio, ma in offerta costano $59, quindi direi che è un prezzo più che onesto. Sì, no, li valgono assolutamente per quello che fanno, per come sono. Io il 59 euro sinceramente, se ce li ho o non ce li ho, non me ne frega niente. Però però li valgono davvero. Tranquilla Pamu, ti vogliamo bene. Sì. Però magari, nel senso, le comprerei se ne avessi... Se ne sentissi l'esigenza. Sì, per esigenze lavorative quello assolutamente sì. Quindi... E per quanto riguarda l'audio invece come suonano? Non audio veramente molto buono, mi sono piaciute un sacco da questo punto di vista. Ti sono piaciute di più queste o quelle che avevamo recensito l'altra volta? A proprio a livello di qualità audio? Sono diversi. Bene. Sono diversi, no? Sono due tipologie di cose completamente diverse. Esattamente. La sto istruendo bene. Sì. No, non c'entrano niente insieme, nel senso, comunque hanno veramente un buon audio, si sente veramente bene, e se te le metti entrambi non senti più niente. E quindi sì, non c'è la riduzione attiva del rumore. No, però essendo in ear funziona. Esatto, bravissima. Tra l'altro adesso ne arriva un altro paio da 400 euro con riduzione attiva del rumore, eh? Quindi poi preparati. Lì ci sarà praticamente il silenzio potomba del mondo. Sì, non per 400 euro di auricolari. Di cuffie, di cuffie. Quindi, in definitiva, come le Pamu Slide erano già un buon prodotto, il problema delle Pamu Slide era legato alla fase di crowdfunding e alla custodia molto grande. Adesso diciamo che entrambi i problemi sono stati risolti, quindi sì, questi Pamu Slide Mini sono facilmente consigliabili, tra l'altro anche come regalo di Natale, se conoscete qualcuno sì. Che sta cercando un paio di auricolari True Wireless, che non vuole spendere una fortuna ma vuole comunque tutte le funzionalità che può garantire Bluetooth 5.0, un buon audio, una lunga autonomia su singola ricarica e altre 30 ore di autonomia aggiuntive, quindi avete davvero, cioè, la possibilità di caricare la custodia una volta ogni 2 settimane e tutte le altre feature che abbiamo raccontato nel video, risulta sicuramente un paio di auricolari molto valido. Sì, e poi fate insomma un figurone con questo regalo qua, se le date alle ragazze. E se lo dice lei, ci possiamo credere. Per questo video è tutto, vi lasciamo tutti i link qui sotto in descrizione, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fateci sapere nei commenti se avete altre domande a cui non abbiamo risposto, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video in cui ci sarà anche Nico. Ciao! Ciao!